Amici di Globus Television, buon pomeriggio a tutti da Edoardo Barbera. Oggi ultima giornata di presentazioni a Torre del Rifo Village ed il turno dei due tornati a Catania sotto le pendici dell'Etna, ovvero Andrea Mazzarani e Miguel Martinez, il secondo portiere. Questa è la conferenza stampa, tra pochissimo sentirete le parole dei protagonisti insieme all'amministratore delegato del Calcio Catania, Pietro Lomonaco. Ultima conferenza di presentazione dei calciatori, sembra fatta apposta, ma in ordine di arrivo capita di presentare due che sembra che non siano mai andati via da qua, Andrea Mazzarani e Miguel Martinez, due rientri voluti dalla nostra azienda, voluti soprattutto da parte dei ragazzi che hanno dimostrato senso di appartenenza a questa maglia, e quindi è con grande soddisfazione e con grande piacere che noi li presentiamo alla stampa. Ripeto, si tratta di presentazioni non di atleti nuovi, ma di giocatori che da qui forse non se ne sono mai andati, però li presentiamo lo stesso con grande piacere. Io passerei prima la parola ad Andrea Mazzarani alla mia destra e poi a Miguel Martinez, dopodiché voi andrete avanti con le domande. Buon pomeriggio, Edoardo Barbera, Globus Television. Tre microfoni, che loro sono speciali. Intanto volevo chiedere ad Andrea se l'allontanamento da Catania di due stagioni fa è stato più di altro per qualche fattore interno personale o un fattore esterno tipo piazza, intendo come esempio. E come seconda domanda, se ti trovi meglio col 4-3-3 di Camplone o col 3-5-2 col 3-5-2 che aveva Lucarelli? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, diciamo che due anni fa io ero in scadenza e c'era la volontà di rinnovare da parte di entrambi, sia da parte mia che da parte della società, il contratto. E il fatto poi che ci sono stati i playoff, quindi abbiamo messo davanti ovviamente l'obiettivo della squadra piuttosto che quello personale. E poi, come sapete tutti, è andato a finire come è andato a finire, proprio insomma, sono stato io quella a concludere la situazione, e per forza di cose secondo me si è un po', non se ne è quasi più parlato, perché comunque io personalmente ho vissuto una settimana veramente, veramente difficile, dove comunque mi sono passate tantissime cose per la testa, e forse il fatto di allontanarsi per metabolizzare insomma tutto quello che era successo, perché è stata, ripeto, da parte mia una botta grande, forse era il caso di allontanarsi, di cambiare aria. Non lo so se ho fatto la cosa migliore, però ripeto, durante tutto l'anno che ho passato a Salerno, dove sono stato bene, sono sincero, dove sono stato veramente bene, mi mancava qualcosa, mi mancava Catania, mi mancava Torre del Grifo, mi mancava un po' tutto, quindi ripeto, quando c'è stata la possibilità non ci ho pensato veramente un attimo, quindi nonostante comunque non sia facile per me ritornare qui, perché comunque vuoi non vuoi la piazza è rimasta ascoltata, però ripeto, quello che provo io per questa maglia non sono solo io, quindi
mi assumo tutte le responsabilità, so quello che devo dare e lo darò veramente fino all'ultimo secondo. Per quanto riguarda il modulo di Ungarelli, è chiaro, col Camplone è un altro tipo di calcio, è un calcio molto più offensivo, è un calcio propositivo, non che non lo fosse quello di Ungarelli, però questo è veramente, sì, come diceva Michele, sì, dal portiere bisogna giocare la palla a terra, non bisogna buttarla. E io mi trovo bene, perché comunque per le mie caratteristiche, per me è molto più facile giocare con una squadra che gioca palla a terra, che propone, piuttosto che magari una squadra di ripartenza. Quindi mi trovo molto bene, il mister mi ha provato in tanti ruoli, però credo che dove ci soffermi più sono da mezzala e da esterno, quindi in base alle partite, in base a quello che chiede il mister, io mi metto a completa disposizione. Grazie. A Martinez invece volevo domandare, a distanza di 2 anni rientri anche tu, ma è cambiato anche il preparatore dei portieri, prima c'era Onorati, adesso è cambiato. E che differenze c'è soggettivamente tra i due allenatori? Cosa cambia per voi anche da un punto di vista proprio di allenamento materiale? Allora, parlare di mister dei portieri è comunque una cosa un po' complicata, perché ognuno ha le sue maniere di fare e ha le sue decisioni a livello tecnico, e soprattutto il mister dei portieri deve adattare i suoi allenamenti anche ai desideri del mister, no? Perché comunque alla fine il portiere rientra dentro i piani globali degli 11. Differenze ci sono tante, comunque noi portieri ovviamente cerchiamo di adattarci sempre alla maniera di allenare che ha ogni allenatore di portieri, perché comunque io sono dal parere che di tutti quanti puoi imparare qualcosa, quindi ben venga tutto sia che possa imparare da questo nuovo allenatore, con cui mi sto trovando veramente bene e come mi sono trovato previamente con Marco Onorati, quindi per me è veramente un'opportunità di continuare a imparare cose positive di persone che hanno vissuto il calcio molto più tempo di me e che hanno una maniera diversa di vedere la porta, quindi ben venga tutto quello che sia da imparare. Grazie. Scacciati i reattivi pensieri 2 anni fa, ha iniziato la stagione con un bel gol e adesso bisogna solo andare avanti per conquistare di settimana in settimana 3 punti pesanti. Sì, adesso al di là di me, di quello che è successo, bisogna pensare al Catania e al campionato. E domenica abbiamo iniziato nel migliore dei modi, l'importante è vincere contro qualunque squadra, quindi dobbiamo mettere ogni domenica un tassello importante per raggiungere i nostri obiettivi. Con Lucarelli eri più abituato a giocare dietro le punte, adesso come dici anche tu stesso ti stai trovando abbastanza bene da mezzala, con quale compagno hai una maggiore sintonia sul terreno di gioco? Ma guarda, io sono un tipo di giocatore che fortunatamente riesce a coesistere con quasi con tutti, quindi mi trovo bene con chi c'è dalla mia parte di solito, quindi con Di Molfetta, con Pinto, con tutti gli attaccanti, perché poi quando noi abbiamo attaccanti che sanno giocare molto bene, anche Lele Catania è veramente forte, Sarno. Beh, ovviamente Biagianti, cioè tutti praticamente, perché siamo una squadra veramente forte, quindi mi trovo bene con tutti, ma l'importante è che noi mettiamo tutto quello che abbiamo a disposizione dell'allenatore per vincere le partite. Ultima domanda, come aiuta una squadra il gioco palla a terra? Beh, ovviamente il gioco palla a terra implica anche tantissimo movimento senza palla, quindi noi sappiamo che quando ha palla un nostro compagno bisogna muoversi tanto per creargli 2 o 3 opzioni di passaggio, e secondo me lo stiamo dimostrando, e adesso domenica abbiamo un bel banco di prova perché verrà una squadra che sicuramente sarà un pochino più attrezzata dell'Avellino, però noi dobbiamo preoccuparci soltanto di imporre il nostro gioco per portare a casa i 3 punti. Grazie. Allora Miguel, ti abbiamo sentito dire più e più volte che ti sei già trovato benissimo qua 2 anni fa, allora ti chiedo in particolare cosa che ti ha colpito di questa piazza e di questa maglia.
Mi sono colpite tante cose. Io vengo d'Europa, sono spagnolo, vengo di una cultura che è molto simile, però dentro della cultura ho trovato qua delle differenze molto importanti. Se quella gente ha un cuore diverso, ha una personalità diversa, ha una maniera di fare diversa. Io dal primo giorno che sono arrivato qua mi hanno fatto sentire sempre a casa. E sono ritornato parecchie volte da quando sono andato via a vedere gli amici che comunque considero una seconda famiglia, e mi hanno colpito tante cose. Comunque col Catania ho sempre rimasto in buoni rapporti, sia col capitano, sia con Ciccio, sia con Saro, con Andrea e anche col direttore, quindi penso che questa opportunità sia stata voluta da loro e anche mia. Quindi anche loro hanno avuto, diciamo, un supporto per il tuo ritorno in maglia rossa-azzurra? Certo, comunque è stata una cosa voluta mia, però ovviamente è stato voluto anche di loro, no? Anche adattando i bisogni che ha la squadra, che magari uno dei miei potenziali che con i piedi mi so gestire abbastanza bene. Quindi, essendo un bisogno che ha quest'anno la squadra, e il mister ha fatto tanto anche per avere questa possibilità di avere un portiere con queste caratteristiche. Quindi è stata una cosa ovviamente di tutti e due lati, non solo mia. Ultima domanda, come si conquistano minuti con questa maglia da titolare o comunque anche da partita in corso? Si conquista con una sola parola, che è il lavoro. Cioè, io comunque, indipendentemente di tutto, do il cuore e l'anima ogni giorno nell'allenamento, già per me, per farmi migliorare a me stesso e soprattutto per essere pronto. C'è un momento dove l'orologio suona e devi essere pronto, perché ti stai giocando un campionato, se stai giocando davanti a 20.000 persone, davanti a una città che ha dei sentimenti grandissimi, quindi il giocatore è il primo a dover capire questo e a farsi trovare pronto ogni domenica. Grazie. Grazie a voi.